Siamo rientrati nuovamente in studio. Per il servizio ringrazio per la prima parte Marco Barcella, per la seconda Agostino Alfonsi, visto che la pioggia aveva impedito di continuare le riprese. La fortuna di Agostino Alfonsi, che ha trovato qualcuno che gli reggesse l'ombrello per proteggere la telecamera e continuare le riprese. Andiamo a vedere quello che è successo nella 20ª giornata, quella che si è giocata mercoledì. Vince l'Athletic Club 3-0 sull'Ortonovo, il 2-0 del Casarza sul Molassana, 0-0 Colli di Luni San Margheritese, 1-1 Ligorna Camogli, 1-0 Magrazzurri Borgoratti, 2-1 del Taro Sormito sul Rapallo, il 3-1 del Real Valdivara sulla Genovese, l'1-0 del Santa Maria del Taro sul Castelletto. Anche qua spazio ai servizi, andiamo a vedere lo 0-0 fra Colli di Luni e la San Margheritese con le riprese di Agostino Alfonsi. Aiutalo lì, porca la miseria! Basta! Che palla lì ha Rientrati nuovamente in studio, ci trasferiamo a Rapallo. Questa è stata l'ultima gara di Costanzo Celestini, come abbiamo detto prima. Andiamo a vedere il servizio di Lelio Mollar con l'ultima intervista a fine gara per il tecnico, l'ex tecnico del Rapallo.
È stata una gara combattuta, una bella partita dove nel momento in cui dovevamo recuperare purtroppo abbiamo commesso leggiunità con Busi che si è fatto caccia fuori e ha vanificato un po' gli sforzi. Era una gara che si era incalanata bene perché siamo andati in vantaggio, poi ci siamo un po' smarriti, anche se devo dire la verità che è stata una partita dove i ragazzi si sono comportati nella maniera giusta, quindi gli episodi in questo momento qua ci hanno condannato. Poi dopo 18 risultati utili doveva arrivare la prima sconfitta ed è arrivata oggi, peccato, e dobbiamo comunque serrare le file e pensare a domenica prossima dove ci sarà un'altra battaglia con diversi assenti. Una partita combattuta contro un avversario che credo che col potenziale che ha l'assoluta miglior squadra del campionato di promozione B. Abbiamo lottato su ogni palla, abbiamo usato le nostre forze, il passivo poteva essere ancora maggiore, abbiamo ciccato due occasioni nel primo tempo e altre due nel non fare il 3-1 che dava la chiusura della partita. Abbiamo lottato in 10 contro 11 anche in superiorità numerica fino alla fine e abbiamo portato a casa una partita importantissima fuori casa e contro un grande avversario ben allenato e ben disposto in campo. Quindi complimenti ai miei ragazzi che hanno messo a frutto finalmente di tanti sforzi che durante la settimana vengono proposti.